E adesso, miei bimbi cari, vi racconterò una bella storia. Signora! Dovete sapere che le fate amano le aiuole fiorite, i boschi ombrosi e i giardini profumati. E allora, voi tutti verrete con me a visitare i giardini delle magnifiche ville che ha la nostra Genova. E se sarete bravi, forse incontreremo una fata. Venite, venite con me. Dapprima visiteremo la villa imperiale e la villa Prignole Sale. Il palazzo di quest'ultima è adibito a scuola. Aperto al pubblico e ai bimbi che come voi possono correre nei suoi viali ombrosi e freschi. Ed eccoci a Villa Doria. Vedete che bel ponticello. E che bel laghetto. Questo salone, che è il principale della villa, vi sono le tre caravelle di Colombo. Con queste egli fece il viaggio che lo portò alla scoperta dell'America. Ossia, non proprio con queste, no, sarebbero state troppo piccine. Questi sono soltanto i modelli della Santa Maria, della Pinta e della Nina. Così si chiamavano le tre caravelle, avete capito? Ed ora bambini eccoci a Villa Durazzo Pallavicini, costruita su disegno di Canzio. I laghetti deliziosi sarebbe veramente degno di ospitare delle fate. Andiamo a visitare il parco municipale di Sestri, da dove, con un salto della fantasia, ci recheremo in quello di Nervi. Su via bambini, una bella corsa! Metella! Eccomi, vengo! Una sorpresa. No, non fate, ma antre, pellicani, cicogne ed altri graziosi uccelli acquatici.
guardate come sono belli e come nuotano bene. Le sbarre della gabbia sono forti e il signor Leopardo non potrà farci alcun male. Su, Nina, un bel salto. Brava. Ormai è tardi e bisogna ritornare in città, fermandoci un momento alla villetta di Negro, con il monumento di Mazzini e con i suoi viali ombrosi e riposanti. Yeah.